Ok ragazzi, ci eravamo lasciati con il tutorial della creazione della pagina Facebook. Oggi vedremo come inserire la chat dentro la pagina Facebook. Parto col presupposto che sapete già il codice JavaScript e le varie configurazioni, se no andatevi a vedere l'altro tutorial come inserire la chat su Alter Page. Iniziamo il tutorial. Ok ragazzi, come ho detto nella intro, andremo a crearci, inserire la chat dentro la nostra pagina Facebook. La vostra pagina che avete creato ve la trovate sulla sinistra, dove c'è dicitura pagine e vi deve apparire il nome della pagina. In caso non la trovate, basta andare su altro, aspettare che carica e vi ritrova la pagina che avete creato. Ma dato che voi ne avete creato soltanto quella, sicuramente se avete fatto come vi ho detto, metterla nei preferiti, ve la trovate subito qua sulla sinistra. Allora, andiamo sulla pagina. Qui digitiamo HTML, aspettiamo che carica. Clicchiamo qui dove c'è la stellina. Ok, eccola, questa è la pagina, la intro dell'applicazione. Clicchiamo su Add Static HTML to a Page, vi apre una nuova pagina. Qui sul menu a linguetta cercate la pagina che avete creato, facciamo aggiungi tab. Una volta che ha finito di caricare la pagina, ritorniamo sulla pagina che abbiamo creato in precedenza. Andiamo su Modifica pagina, Modifica impostazioni e come ho detto nell'altro tutorial dobbiamo andare su Applicazioni. Eccola qui, Static HTML iframe tab. Prima di tutto la dobbiamo collegare. Collega questa scheda, dobbiamo vedere se è bene collegata. Ok. Qui possiamo modificare le impostazioni. Possiamo modificare il nome dell'applicazione. In questo caso ci scriviamo chat o collegati alla chat, come volete. Facciamo salva. E qui possiamo, andando su Modifica, modificare l'immagine dell'applicazione facendo Modifica, scegli File e andiamo a scegliere un file delle nostre immagini. Aspettiamo che carica. La dimensione deve essere minimo 111x74 pixel e l'immagine, infatti, vedi, non me la dà. E deve essere massimo limite di 1 MB. Ok, fatto questo, abbiamo l'immagine. Andiamo sulla home di Facebook. Torniamo sulla nostra pagina creata. Dove abbiamo installato l'applicazione HTML.
Ok, aspettando che carichi, intanto ci colleghiamo al nostro account di Altervista. Per chi non sa come creare l'account di Altervista, vi invito ad andare a vedere l'altro tutorial dove ho spiegato come inserire la chat su Altervista e ho detto anche come registrarsi e creare un profilo su Altervista. Ok, facciamo pannello. Ok, andiamo su accessori. Ok, attiva chat. In questo caso, dato che era già attiva, basta che clicchi su gestisci alter chat. Copiamo il codice JavaScript che abbiamo fatto come l'altro tutorial e questa volta lo andiamo a inserire nell'applicazione Facebook. Andando qui, clicchiamo qui, clicchiamo sul disegno dell'applicazione, eccola qua. Scendiamo giù, c'è questa freccetta. Queste sono tutte le applicazioni che io ho installato. Clicchiamo giù la freccetta. Andiamo sull'applicazione che abbiamo scritto chat. Andiamo su Edit Tab. Ok, stavamo dicendo, praticamente siamo arrivati qui alla pagina, copiamo il codice Java, per comodità e più velocità andiamo a inserirlo dentro Altervista, che è molto più semplice, andando su Applicazioni, Gestione File, ora io già ce l'ho inserito, perciò lo vado prima a eliminare. In modo che vi faccio vedere come inserirlo. Andiamo su nuovo file, scriviamo chat, facciamo crea file, sotto al tag body cancelliamo questo codice, inseriamo il codice chat, andiamo a applica, salva. Adesso andiamo a vedere se funziona. Andando su visualizza sul mio sito,
A voi vi apparirà questa pagina qua, perché non avete ancora inserito nulla. A me mi indirizza sul blog, a voi non vi appare nulla. E dopo è scritto il vostro account .altervista.org slash, andate a scrivere chat.html, cioè praticamente come è scritto qua, vedi? Potete fare anche così, copia e incolla. Invio, e questa è la chat. Allora, cosa dovete fare? Copiare il vostro dominio slash chat.html, copia, lo andiamo a inserire nell'applicazione. Dove c'è scritto redirect, scriviamo, facciamo, incolliamo il codice, facciamo salva. Adesso ritorniamo sulla pagina e andiamo a testare la chat. Vi sta avvisando che c'è un codice di riindirizzamento. Cliccate ok, scrivete il nickname, invio, vi si apre la pagina della chat e qui cominciate a chattare. Ok, ragazzi, con questo tutorial spero di essere stato utile. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale, alla mia pagina Facebook. E, il prossimo tutorial sarà su come inserire ulteriori applicazioni sulla pagina Facebook. Un saluto e al prossimo tutorial. Mi raccomando, commentate nella zona commenti sotto al video, c'è la zona commenti, commentate se vi è piaciuto il tutorial, quali sono le vostre perplessità, problematiche di inserimento, eccetera. Io vi aiuterò a risolvere i vari problemi. Un saluto a tutti, ciao. Thank you.